Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Sono Kyo e quest'oggi torno a parlare di Rise of the Ronin perché non solo l'ho finito dopo quasi 80 ore, ma l'ho anche platinato. Infatti voglio parlare un po' di com'è l'esperienza di gioco anche del post-game e come sia possibile in realtà platinarlo molto semplicemente perché è uno di quei giochi con un set di trofei furbo che alla fine, diciamo, dell'avventura base ti permette di aver fatto già un 70% circa dei trofei e quelli che ti mancano sono appunto quelli che non potevi fare prima o ti servivano cose un po' particolari. Intanto qua dalla nostra casetta, dal nostro rifugio possiamo mandare il cagnolino ad esplorare. A seconda di quanto lo paghiamo, trova diverse Chiedo scusa per la tipologie visita in di attesa. oggetti. Possiamo trovare in giro anche i cani di altri giocatori che collegati online, diciamo, mandano appunto i loro cani in ricerca e effettivamente voi potreste trovare il mio. Nella gestione della casa possiamo avere anche i gatti da mandare in missione. Questo ispirato molto ad Assassin's Creed Brotherhood, in cui un certo numero di gatti è richiesto per fare la missione con le statistiche consigliate. Ormai io li ho trovati tutti e 100 e serve appunto a questo, a trovare oggetti particolari, equipaggiamenti rari. Adesso ci sono questi con l'icona, viene da dire, rossiccia. E si tratta appunto di bonus che altrimenti faticheresti a trovare in giro, proprio perché, adesso vediamo un attimo la mappa dell'endgame. Per, come dicevo, arrivare all'endgame io avevo già razziato e pulito tutto. Infatti ci ho messo tante ore. In alcune guide viene detto che la storia si può fare in 20-25 ore. Io l'ho finito dopo 60 ore. Questo perché mi sono messo a ripulire tutto. Infatti, come si vede, adesso sono, tra virgolette, tornato indietro nel tempo con la funzione del libro delle anime, ma effettivamente ho già esplorato tutto. Mi mancavano appunto quattro gatti che sono andato a ricercare in posti che non riuscivo a raggiungere precedentemente e fine, anche perché a parte i gatti che sono appunto 100 da trovare nei tre capitoli, man mano che si esplorano e completano le missioni di una zona si ottiene il per così dire, vediamo qua, il mostra dettagli. Ci sono appunto i santuari, i latitanti, l'ordine pubblico e questo fa sì che diciamo, il nostro personaggio non solo livelli e trovi degli equipaggiamenti di alto livello man mano che va avanti, quindi migliorandolo costantemente. Soprattutto all'inizio c'è un po' l'effetto Borderland in cui ad ogni nemico che sconfiggi, ad ogni cassa che apri vai a cambiare l'equipaggiamento perché effettivamente trovi qualcosa di meglio. Allora, qua andiamo a fare intanto la corsa automatica, che è una cosa molto carina, ispirata un po' a Red Dead Redemption, quindi noi possiamo lasciarlo correre da solo, volendo possiamo fermarlo con il touchpad. E qui in generale diciamo che il combattimento a cavallo fa un po' cacare, quindi l'unica cosa carina è usare le mosse, diciamo, con i fucili. E mi sono proprio messo nel punto peggiore per andare a fare questa dimostrazione, diciamo. Non l'ho fatto in tempo, si è ripreso. Perché col cavallo di mezzo e la strada stretta, la telecamera non è eccezionale. Bisogna ammettere che a livello di gameplay in sé il gioco è bello,
a me è piaciuto tantissimo, infatti ci ho fatto quasi 80 ore di gioco e l'ho platinato. Possiamo trovare anche altri diciamo personaggi che sono gli avatar dei giocatori che hanno giocato online e che vengono registrati nel sistema e che effettivamente ti possono dare una mano, o in alcune missioni li trovi come Ronin cattivi e quindi devi affrontarli. Di solito sono di livello 50, quindi nell'ultima fase di gioco sono anche abbastanza tosti. Ormai io invece ho un personaggio di livello 60 e quindi riesco a batterli senza troppi problemi, con un equipaggiamento anche di un certo livello. E nel post-game si sbloccano diverse cose. Ecco, qua ad esempio c'è il cane di un altro giocatore che lo coccoliamo così gli arrivano delle risorse a lui e io trovo invece uno d'argento. Ormai ne ho 1000 e non mi servono più. Quelle cose le ho già scoperte, ma mentre invece si gioca la prima volta, man mano che si fanno le missioni di ordine pubblico, man mano che si sconfiggono i latitanti o si sincronizzano le bandiere, si scopre alcuni punti di interesse della mappa, non tutti. Non è Assassin's Creed che basta sincronizzare la mappa e vedi tutto. Anzi, questa è una cosa piacevole perché ti incentiva ad esplorare completamente la mappa per cercare le cose. Altrimenti non le troveresti. Poi qua andando sulle statistiche ho potenziato al massimo quasi tutto ormai e nell'endgame si sblocca il Kaishin, che è una serie appunto di potenziamenti che costano solo un punto in realtà e che permettono di arrivare sino al livello 15 di potenziamento, come vedete che arrivano a dare più del 100 punti in determinate statistiche. Io ho potenziato principalmente queste che aiutano il combattimento, poi c'è anche quella per aiutare gli alleati, però sono quelli guidati dal computer, credo, perché non è ben specificato sta cosa, quindi non credo che dia dei bonus ai giocatori quando si gioca in co-op. Io qua posso appunto aumentare ancora la difesa e quindi arrivo ad avere al livello 5 più 35, che comincia ad essere appunto un bonus interessante per chi vuole giocare con il livello di difficoltà mezzanotte, che nelle prime missioni, avendo un personaggio ad esempio io di livello 63 quasi maxato, è estremamente facile, poi incominciano ad essere belli tosti. Gli stili di lotta li ho sbloccati praticamente tutti e potenziati, non al massimo, perché bisogna andare a potenziare i vari legami. E anche qui alcuni personaggi ti muoiono, non è uno spoiler perché questo personaggio in particolare è un personaggio storico. Praticamente tutti questi sono personaggi storici, anche Felice Beato era realmente un fotografo di guerra italo-inglese, andato in Giappone a fare appunto le prime foto durante questa ribellione, e quindi si può dire che fosse appunto uno di quelli che ha fatto per primo il reporter di guerra, e le sue foto sono famose proprio per quello. Non ha quell'aspetto, così come anche molti altri di questi personaggi, ma sono tutti personaggi che sono esistiti o cui i nomi hanno comunque una certa rilevanza storica, e alcuni appunto muoiono prima della fine della storia. Perciò appunto abbiamo degli spoiler in realtà se conoscete la storia, perché effettivamente è semplicemente un fatto, come succede in Dynasty Warriors o in Samurai Warriors, alcuni personaggi non ci sono più perché sono morti o perché si sono ritirati o se ne sono andati via e quindi smettono di combattere e non li usi più. Poi ci sono le modalità alternative, le storie variant e così via. Però effettivamente, se conoscete la storia di Ryoma Sakamoto, come
potete averla anche approfondita in maniera molto ma molto romanzata in Like a Dragon Ishin, di cui ho già parlato, ho già fatto un video. Non è che ti dovrebbe sorprendere che alcuni di questi samurai famosi muoiano a un certo punto, ma quello di cui volevo parlare è Gonzo, questo personaggione, vediamo la sua storia, che è il capo dei banditi, lo incontri in una missione obbligata della storia e puoi decidere se risparmiarlo oppure no. Dopodiché lo rincontri, se l'hai risparmiato, in una missione secondaria e anche lì puoi decidere se affrontarlo o allearti con lui. Ed è probabilmente il personaggio più mancabile, per così dire, missabile, del gioco. Infatti non pensavo fosse un comprimario per le missioni. E invece sì, puoi appunto andare a sbloccarlo e quindi bisognerebbe risparmiarlo la prima volta durante la storia e facendo una missione secondaria che non è una missione legame, decidere di allearsi con lui e quindi diventa un nostro alleato, si sblocca il legame, anche se poi lui non ha missioni legame come invece hanno altri personaggi, e quindi era il 32esimo personaggio che mi mancava, e per platinarlo ho dovuto cambiare il corso di alcune missioni. Adesso andiamo a vedere appunto il testamento dell'anima. Chiedo scusa per la visita in attesa. Qua, beh, appunto, parlando con i vari ospiti che ci Dimmi. vengono a trovare, che possiamo in un certo modo forzare, c'è la possibilità di dargli Sono stato più regali per felice. salire di legame oppure facendo le missioni con loro. Si può chiacchierare e Allora? scoprire alcune cose Vorrei tanto particolari capire cosa sul loro parla nel conto. Giappone ciò che Anche è in questi Giappone. Alla sono fine mi sono comprato un diciamo manifesto con eventi cui voglio storici. approfondire appieno le sue origini. In particolare le opere di Motori e Hirata sono state Perché davvero molto Ernest Mason ascoltate. Spero che Satou comporranno era la risposta che sto appunto cercando. un diplomatico Fin britannico e dall'antichità qua il Giappone è stato è plasmato da anche un diverse nemico. storie. Poi, Pertanto, per visto che percorrere se le conoscete un origini, minimo la direi che storia ci sarà giapponese, ci questo sono stati spazio. molti cambi di fazioni, Ciò che rende alleanze un po' l'impresa più improbabili in quel entusiasmante periodo, ricorda le mie c'è da parole. dire che a un Vedrai che un certo giorno punto svelerò questo diventa nostro mistero. alleato, possiamo anche in questo caso salvarlo. E è una cosa Ne ho particolare letto al perché riguardo. qua In lo un fanno curioso passare giro di come uno teatro che illustrato da un ama uomo che così detesta tanto il Giappone Giappone, che lo vuole descrive le varie conquistare. tradizioni e Nella nazioni storia in modi no. particolari. Tra l'altro sappiamo appunto che lui non muore Parla perché in di un mondo realtà straordinariamente poi il diverso da gioco quello. arriva sino al Mi è capitato di colpeggiare le 1868 nostre città e inglesi. lui invece Incapace di smettere, muore direi nel letteralmente fino all'ultima 1929, quindi pagina. Ormai abbandonato effettivamente. questo paese Tra così l'altro, a lontano. parte gli occhiali, che non ha, perché nelle foto storiche non ha gli occhiali, è molto simile perché ha i baffetti. Diciamo che come Lo shogunato aspetto occupa una potreste, se lo posizione cercate singolare. con Nonostante Google o sia su Wikipedia lo semplicemente apparente, trovate, ma ahimè, in occupa generale l'intero assomiglia mondo. molto a Watson. Cioè, è l'idea di Sono corte Watson che impreate uno che si dovrebbe fa. governare a capo dello Stato. E ad esempio Eppure, nella dopo uno versione di Like a shogunato Dragon che noi Ishin britannici abbiamo era salvato e il tizio accolto. con la bombetta che trovavamo al Non so quale sarà la ristorante fine dello shogunato, e ci ma quel chiedeva di trattato trovargli potrebbe presto i libri diventare molto che importante per la approfondivano la sua storia del carriera. Giappone. Qua invece è un nemico che poi può diventare un alleato e uno dei trofei appunto più Te lo lunghi dici tu. e non difficili ma appunto complessi da fare è quello di giocare una missione con ogni alleato. Noi possiamo nel Testamento dell'Anima rivivere i vari capitoli, rivedere i filmati, le missioni legame appunto o quelle che ci portano agli scontri. Quindi qua possiamo rivivere questa storia e invece degli alleati consigliati, che erano quelli che erano praticamente obbligatori nello story mode, possiamo scegliere tutti quelli che abbiamo sbloccato. Alcuni per sbloccarli
nella storia non puoi perché devi scegliere se stare con lo sciogunato oppure con le forze ribelli. Questo ti costringe anche a volte ad uccidere magari un personaggio, oppure la sua storia legame non si sblocca se non hai fatto una certa missione in un modo particolare, quindi da uno schieramento o l'altro. Per fortuna c'è la possibilità con controlla linea temporale, premendo R3, di andare a vedere cosa succede sia nei filmati che anche appunto nelle decisioni se hai risparmiato o ucciso alcuni personaggi. Quindi la missione prima del bivio va rigiocata per ottenere il risultato diverso. Infatti io Naotsuke lì l'avevo ucciso perché effettivamente sembra il cattivo all'inizio, ma poi in realtà anche lì è un po' la Dragon Ball. Tutti quanti amano il Giappone, quindi non sono davvero cattivi, ma la pensano semplicemente in modo diverso e quindi cercano di uccidersi in maniera devastante. E vediamo anche un po' come succedeva in ad esempio Life is Strange o nei giochi della Telltale, la percentuale di giocatori che hanno giocato online e hanno condiviso le scelte che appunto hanno ucciso o risparmiato quel personaggio. Quindi tanti l'hanno ucciso, il 72%, però se lo volete come alleato giocabile e scusate, più che altro, no, scusate, non come alleato giocabile, ma come sblocco per avere in realtà non mi ricordo, Mamba Manabe, per avere Manabe devi appunto risparmiarlo perché risparmi anche Manabe, lo rincontri più avanti e puoi fare la sua missione legame. È così, quindi vanno rigiocate alcune missioni, tra l'altro sulla mappa rimangono oscurate le missioni legame che non puoi fare e c'è scritto cosa serve per sbloccarle. Volendo lo si può scoprire anche qui nelle missioni legame ti fa vedere quelle fatte e nel caso non le abbiate completate c'è scritto cosa serve per avere, diciamo, come requisito la missione. È una cosa molto utile. Io giocando come anti-sciogunato ho fatto alcune decisioni che ho dovuto cambiare. Infatti alla fine della missione ti viene scritto se vuoi mantenere queste scelte e che quel personaggio torna in vita e c'è un cambiamento nel tuo tempo, lo fai. Questo cambia le zone, per questo ho di nuovo alcune zone che sono sotto l'altro controllo, perché ho un po' pasticciato la linea temporale, però appunto lo fai nel post-game con la possibilità di sbloccare gli alleati mancanti, proprio perché in una sola run non puoi averli tutti, ma non c'è bisogno di fare una seconda run. Semplicemente, appunto, la sentinella è una missione secondaria normale, ma se Manabe è vivo diventa una missione legame. È una cosa molto particolare. È interessante perché puoi rimediare, diciamo, ad alcune conseguenze. Come succedeva appunto in Life is Strange, secondo me hanno preso molta ispirazione da quello, senza dover rigiocare tutta l'avventura, perché francamente rifarmi anche solo appunto una ventina di ore di missioni di storia per riarrivare a questo punto non l'avrei fatto, perché non mi piace rigiocare nuovamente un gioco che sì, ha delle scelte, ma sono cose proprio abbastanza minimali in questo caso, proprio perché, come dicevo, a parte due o tre missioni che vanno a influenzare pesantemente la vita e la morte di certi personaggi, gli altri invece non è che non sono influenzate, sono missioni che fanno da contorno, in alcuni casi appunto è un po' strano, soprattutto nel capitolo 2, che fai missioni per entrambe le fazioni, proprio perché tu sei un Ronin e quindi sino all'ultimo non devi schierarti apertamente. Ma in realtà, visto che il gioco segue la storia molto più fedelmente di quello che pensavo,
decisamente molto di più di giochi come appunto Samurai Warriors, in cui puoi riscrivere completamente intere battaglie e far passare dei samurai che quasi non avevano combattuto come dei generali invincibili, che non erano neanche generali in quel momento, però nel senso è il bello di Samurai Warriors era quello. Qua Koei Tecmo ha invece aggiustato un po' il tiro e si è secondo me ispirata molto di più alla serie di Nobunaga Ambition, con appunto eventi storici romanzati ma molto molto più realistici, proprio perché quello che possiamo andare a cambiare, come vedete nei capitoli, non ci sono tanti bivi. Anzi, ad esempio, il primo capitolo praticamente non ne ha. C'è qualche scelta che può dare magari delle ricompense leggermente diverse. Ma effettivamente il controllo della linea temporale ti fa vedere che ci sono pochissime scelte. Questa, ad esempio, cambia il modo in cui ti poni con una certa fazione, ma non è detto che devi per forza rigiocarlo. Infatti io non l'ho fatto. Questa invece sì, perché quella della Locanda Ikeda segna la morte di Okita, oppure no. Quindi serve la possibilità di fare quella missione da parte delle forze dello shogunato, così da salvare la vita Okita, che però appunto va in contraddizione con l'altra missione. E perciò bisogna scegliere in alcuni casi, ma per altre missioni invece non l'ho ancora fatto. Il bello di questo tipo di post-game, di endgame o come lo volete chiamare, è che adesso posso rivivere la storia dall'altro punto di vista, ma rifacendo solo determinate missioni. Non devo rifare tutto il gioco in New Game Plus, come capita ad esempio con i Dai. vari Souls, in cui devi fare più e più run per vedere piccole pezzi diversi o semplicemente fare un finale alternativo. Qua devo dire che il gioco mi permette appunto di vivere molto bene l'endgame, in quanto posso gestirmelo come voglio. Posso andare ancora a livellare facendo le missioni di ordine pubblico, allenandomi al dojo per massimizzare le ricompense. Posso comunque rigiocare le missioni e anche rigiocandole si ottengono diversi bonus. Quindi mantieni sia gli equipaggiamenti che trovi che i punti esperienza fatti. È un modo anche quello per continuare a livellare. Poi appunto per sbloccare i vari capitoli in modalità mezzanotte bisogna praticamente rifare tutto il gioco se uno vuole farlo con la difficoltà aumentata. E è un tipo di New Game Plus diverso da quello solito, che ti permette di scegliere tu cosa fare, di alternare i livelli di difficoltà e quindi di avere una curva, diciamo, anche di potenziamento di difficoltà molto più malleabile. E secondo me è più funzionale. Perciò devo dire che io sono molto ma molto soddisfatto di Rise of the Ronin. Mi è piaciuto tantissimo, infatti altrimenti non ci avrei giocato quasi 80 ore. Sono contento di averlo platinato. Un paio di miei amici l'hanno preso, però sono ancora indietro, non hanno avuto molto tempo per giocarci. Io alla fin fine, in poco più di 2 settimane, appunto, ci ho fatto un bel po' di ore di gioco e l'ho platinato. Loro sono ancora nel primo capitolo, che in realtà è bello lungo, quindi soprattutto se come me ci si perde un po' ad esplorare, c'è davvero tanta roba da trovare ed è una cosa più piacevole dei giochi, diciamo, alla Ubisoft, ovvero gli Assassin's Creed e i Far Cry, che soprattutto nelle ultime incarnazioni ogni metro c'è qualcosina da fare, c'è una cosina da raccogliere, un baule, un accampamento di banditi che poi sono in due, e effettivamente divento un po' menoso.
Invece qua lo fai in una maniera un po' più rilassata, non così interessante come Ghost of Tsushima, che in quel caso aveva un'atmosfera molto più bella, però qua hai più l'atmosfera da videogioco, il fatto di personalizzare il tuo aspetto, di avere appunto la città con quei fumi neri sono appunto le rivolte, quindi sai dove andare anche a livello visivo. La possibilità del cavallo automatico a me piace tantissimo perché appunto non devo continuare a guardare la mappa per ricordarmi la direzione. Ci sono certamente dei problemi tecnici, la grafica e alcune prestazioni non sono proprio da gioco del 2024, però nel complesso mi è piaciuto tantissimo. È divertente, il sistema di combattimento è eccezionale. Perché ha un'evoluzione di quello di Nioh, non è come quello di Wolong, è diverso, è appunto un'evoluzione di quello di Nioh con qualcosina di Sekiro ed è davvero piacevole, davvero davvero tanto. Perciò io ve lo consiglio. Ho fatto questo video appunto per far vedere un po' com'è anche l'endgame, che continua a presentare delle sfide. In questo caso, qua non ci sono, bisogna andare nell'altro capitolo per trovare i Ronin, che sono anche delle sfide un pochettino più alte, e poi si può appunto cambiare il livello di difficoltà. Ci sono un bel po' di cose da fare, poi abbiamo la cosa anacronistica. No, non è riuscito malissimo. Delle ali. Questo tra l'altro è un Karakuri, quindi è molto ma molto ispirato a Wild Arts. E quindi abbiamo anche un po' di rampino, però è molto ma molto basilare, in quanto non permette di utilizzarlo dove si vuole, ma è principalmente legato diciamo ai punti d'appiglio fissi e quindi sì, è carino, ma non è eccezionale. In generale a me è piaciuto tantissimo. Sono contento di averlo giocato, di averlo preso al day one e averci dedicato più tempo che non a Dragon's Dogma 2 e ad altri titoli, che adesso invece finalmente andrò a recuperare, andrò anche a finire Like a Dragon Infinite Wealth, e insomma, diciamo che è un titolo molto piacevole. Per molti versi mi è piaciuto anche più di Ghost of Tsushima, perché Tsushima ha l'atmosfera da film di samurai. Quello sì, è molto più realistico, c'è il dramma dell'onore, i vestiti sono molto ma molto fedeli e anche l'aspetto dei personaggi sono più, per così dire, reali, mentre qua, come abbiamo visto nei legami, l'aspetto dei personaggi è un pochettino, come dire, perché naturalmente ogni volta sbaglio. È un pochettino più stereotipato, sia per i vestiti che per, diciamo, alcuni dettagli un po' anacronistici. Non credo, la mia conoscenza delle forze francesi del 1800 non è proprio altissima, ma non credo andassero in giro con lo scudo, con i draghi disegnati sopra. Però, nel senso, fa figo, anche lui con i pezzi d'armatura sulle braccia, non credo. Però qua appunto sono personaggi riconoscibili. E invece Tsushima, i personaggi, anche quelli diciamo della storia con primari, sembrano dei personaggi secondari qualunque, perché sono molto reali. Quindi non hanno un character design particolare.
Qua invece già alcuni personaggi hanno un look decisamente accattivante, molto da videogioco. Però questo mi è piaciuto. Sono due esperienze diverse, anche appunto l'esplorazione, le cose che puoi fare per potenziare il personaggio, gli allenamenti, gli stili di lotta. E devo dire che io ho preferito appunto. Facciamo qui. Un salvataggino e esci. E io ho preferito Rise of the Ronin perché mi ha dato delle sensazioni pad alla mano più interessanti. La storia è l'unica cosa che secondo me Tsushima è un pochettino più immersiva. Ma in realtà meno interessante, perché quella di Tsushima è una storia che hai già, cioè è una storia che è inventata, però che hai già vissuto in altri giochi, è molto all'Assassin's Creed in quel caso, perché davvero devi riconquistare ogni zona pian piano ed andare a sconfiggere dei cattivi, che però casualmente non è mai l'ultimo, perché il vero cattivone è quello che affronti alla fine. Sì, è carino, però era una storia inventata, come può essere quella di un film. Questa invece, per quanto ci sia questa storia delle lame velate, e tu non sei Ryoma Sakamoto, ma sei per così dire un suo amico, un suo conoscente, in alcuni casi puoi anche scegliere di non seguire esattamente le sue orme, si basa appunto su personaggi storici realmente esistiti, su fatti accaduti, quindi alcune battaglie, come dicevo, se seguite un minimo la modalità, per così dire, storia, vanno per forza come sono andati nella realtà, che poi possiamo cambiarli. Ma senza andare a stravolgere gli eventi, infatti alla fin fine si va a consolidare quello che è il Giappone moderno, post shogunato dei Tokugawa, ma anche se noi abbiamo fatto alcune scelte particolari, perché alla fin fine, indipendentemente dalle nostre scelte individuali, la storia va come deve andare. Perciò mi ha intrigato di più e in un certo senso mi è piaciuto di meno perché sapevo già come andava a finire. C'è solo una piccola cosa che non va proprio come la storia reale, però ci sta. Non voglio dirvela perché è un po' uno spoiler, quindi lo scoprirete se arrivate alla fine, ma in generale si può dire che è un gioco che mi è piaciuto tantissimo, quindi Rise of the Ronin è secondo me un titolo che merita di essere giocato e se vi sforzate poco in realtà, perché la cosa più noiosa è appunto fare tutti i vari legami, che non è noioso perché non è bello da fare, ma per il fatto che alcuni non li puoi fare con le scelte base, ma devi andare a cambiartele nel post-game. E così poi bisogna anche rigiocare più e più volte una missione, appunto una di quelle del primo capitolo, con tutti gli alleati per fare quello che appunto per me è stato l'ultimo trofeo, appunto di fare la battaglia con tutti gli alleati disponibili. Ad esempio in Wolong viene molto più naturale perché quasi in ogni livello sei costretto ad usare un tot di personaggi. E quindi li cambi più facilmente. Qua invece a un certo punto ne hai così tanti che non sai bene quale usare, e una cosa molto brutta è che in alcune missioni nella storia devi per forza usarne certi. Poi nel post game, grazie al testamento dell'anima, puoi invece scegliere di come preferisci. Gonzo è quello più difficile da sbloccare perché non sembra neanche un personaggio secondario da avere in battaglia, e quindi l'avevo mancato, era l'unico che mi mancava, perché gli altri invece cioè sono appunto i prerequisiti per scoprire come si fanno a sbloccare ed è molto semplice.
Quindi io ve lo consiglio, spero che questo video non vi abbia annoiato, ho voluto appunto parlare ancora di Rise of the Ronin e magari poi se esce qualche nuovo aggiornamento o DLC penso che tornerò a giocarci o comunque anche per fare qualche partita con i miei amici per dargli magari una mano visto che io l'ho già finito e sono di livello alto, ma in generale sono davvero tanto soddisfatto di questo gioco. Mi fa piacere vedere che nelle classifiche di vendita giapponesi abbia sorpassato tanti altri giochi, sia tipo in seconda posizione, nel mentre che io sto facendo questo video, ha superato Dragon's Dogma. E effettivamente da noi non è stato molto considerato perché Dragon's Dogma ha una nomea o comunque uno stile, quello dell'action fantasy, che è più appetibile per il pubblico occidentale. Però invece io avevo voglia di un gioco con i samurai perché appunto ne escono pochissimi e quindi me lo sono davvero divorato. Detto ciò, quindi io come al solito vi ringrazio per avermi seguito sin qui e vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Se volete lasciate anche un commento per dire la vostra, se anche voi avete apprezzato Rise of the Ronin oppure no e in quel caso come mai. E perciò io vi saluto e vi aspetto al prossimo video.